Ed eccoci qua, siamo dal vivo. Mi permetto soltanto di introdurre, anche se non avresti bisogno tu, Sara, di presentazioni. Sara Munari, per me invito chiunque a volermi smentire, ma in assoluto l'unica persona che in Italia si può permettere di parlare realmente di storytelling, visto che è una cosa che, soprattutto in fotografia, nella street photography, di cui parleremo oggi e di cui sei ospite del canale. È stata, viene ampiamente abusato, no? Il termine di street, di storytelling. E tu per me sei realmente l'unica che ha autorità per poterne parlare. Hai costruito tutta quanta, se vogliamo, tutto quanto il tuo successo sulla tua capacità di raccontare per immagini e qualcosa oggi, insomma, nello specifico te la chiederò. Sei famosa in tutta Italia e non solo, ma ti conoscono come Sara Munari, ma anche come musa, cioè per il tuo blog che è assolutamente diverso rispetto alle tue immagini, se proprio volessimo fare un confronto tra scrittura con le parole e scrittura con la luce, perché tu quando scrivi, scopriremo anche oggi se quando parli, anche se io qualcosina già la so perché qualche altra tua intervista l'ho vista, sei assolutamente, sei un po' irriverente quando parli rispetto a quando fotografi, sei molto ironica, sei molto simpatica, cioè leggerti paradossalmente e non prenderla come un'offesa, anzi, spero che tu la prenda come un complimento, leggerti è più bello che guardarti. E ho già parlato assai, e io sono qui, benvenuta in F4, questo canale. Grazie, grazie per l'invito e grazie a tutti quelli che guarderanno la registrazione o sono in diretta. No, non sei ancora in diretta Ah. perché l'orario non è giusto per le nostre dirette, siamo tutti quanti abbastanza attempati, quindi è un orario lavorativo. Però grazie a te per aver accettato e qui già sfondo una porta, o meglio un portone, e che la dice lunga sul personaggio di Sara Munari, ecco perché dico che è estremamente bello leggerti, perché il fatto che tu sia qua rispecchia esattamente quello che poi ho sempre letto nei tuoi blog, ho trovato nei tuoi libri questa tua assoluta umanità e capacità e empatica che è rara, soprattutto quando poi si diventa comunque un personaggio autorevole nel proprio ambiente, no? E tu lo sei. Ecco, in questo caso dovresti arrossire un po' anche quando ti faccio un complimento del genere, ma non funziona, perché sicuramente ne hai avuto di più Sono belli. abbronzata, va, sono abbronzata. No, invece sono rosso perché realmente sono particolarmente emozionato. Io qua non si vede, ma fra poco spunterà il mio cane, che è il mio fedele compagno, oltre che il primo, come dire, il primo spettatore di questa intervista. Allora, Sara, veramente ho già parlato tanto, mi piacerebbe che ti presentassi un attimo tu, ma che lo facessi come faccio normalmente io in tutte quante le mie interviste. Mi piacerebbe che fossi tu a dirci tre aggettivi in cui ti riconosci, no? Con cui ti vorresti presentare alla comunità di F4. Allora, mi sento sperimentatrice, mi piace l'approfondimento e mi piace non ricevere giudizi per i cambi di direzione. E che devo dirti? Non Hai so, non già. c'erano aggettivi brevi per descrivere le ultime due. No, va bene, potremmo trovare tanti, grazie all'italiano che è tanto bello per questo motivo, ma in realtà potremmo chiudere l'intervista perché tutto quello che io mi ero preparato per parlare con te l'hai già detto presentandoti, cioè ci è rimasto poco, e meno male che non ci siamo detti niente prima. Allora Sara, noi, la nostra è una community di street photography, solo che a differenza delle altre community che sono presenti, insomma, non sono solamente una pagina Instagram, non è la mia community, quindi in realtà mi piace interagire e creare un posto in cui tutti quanti abbiano la stessa possibilità di esprimersi, nella speranza di far uscire fuori dal ghetto la street photography. E perché parlo di ghetto? E poi vorrei sapere cosa ne pensi. Perché in realtà tutti questi grandi che parlano o che si sentono grandi, che parlano di street photography, si mette oggettivamente in discussione per confrontarsi con gli altri. Perché io parto personalmente dal presupposto
che il confronto è in assoluto il primo gradino per migliorare e per migliorarsi. Cosa ne pensi tu al riguardo? Ma guarda, hai usato un termine strano perché ghetto, vabbè, generalmente è rinchiudere qualcosa in una posizione fisica o mentale che è quella. Invece, generalmente, nell'80% dei casi, per quanto riguarda l'esperienza che ho io, tutti facciamo prima o poi street photography. In qualche caso cioè, o tutti ci avviciniamo alla strada con l'intento di raccontarne qualcosa o di beccare dei momenti che siano eccezionali per qualche motivo. Ed è il primo genere che tutti trattano, perché appena fai un reportage di viaggio, spesso questo è il tentativo, anche se c'è una differenza fondamentale tra qualsiasi tipo di reportage e la street. Che anche se molti non sono d'accordo su questo, io sono sempre partita dal presupposto che anche all'inizio, anche i primi esempi di street photographers sono street photographers riconosciuti come tale, attenzione, perché tutti i grandi fotografi hanno fatto fotografia per strada. Però nell'80% dei casi non c'era una necessità documentaria primaria. Nel senso che era proprio la voglia e la necessità di misurarsi con l'eccezione o con la velocità delle cose per strada per riuscire a prendere dei momenti che fossero diversi da una normalità presupposta in quella condizione. E quindi non è un ghetto, è che purtroppo molta gente pensa di produrla e invece effettivamente sta solo scattando fotografie per strada. Il problema è che chi pensa, o meglio, chi parla di street, mette i paletti e quindi dà le categorie di specie. E questa cosa non fa altro che, in realtà, dal mio punto di vista, chiuderla nel ghetto. Io intendo dire proprio questo, no? Già il fatto di dare troppi limiti oppure troppe linee guida a quella che è la street photography, inevitabilmente ne restringono il campo. Hai detto bene tu un attimo fa quando dicevi che in realtà tutti quanti ci approcciamo prima o poi alla street. Paradossalmente però c'è chi se ne tiene alla larga. Io addirittura ho ricevuto una risposta a una mia richiesta di intervista dicendo: no, guarda, io me ne guardo bene dal fare street, non è una cosa che mi interessa. E a chi invece non si sente di fare street perché magari non include sempre all'interno delle fotografie un soggetto. Io addirittura nel canale ho fatto un video apposta su questo, no? Dove non ci deve essere oggettivamente sempre e per forza un soggetto all'interno della fotografia, C'è un po' perché questa credenza per cui la fotografia vada scattata esclusivamente in città, esclusivamente in posti affollati o comunque vissuti da gente, quando alla fine all'interno di progetti più ampi che hanno come approccio l'approccio street, non è assolutamente necessario che ci siano soggetti o che le foto siano scattate in città. Si può avere un approccio street anche in casa o anche in spiaggia, quindi non, no. e quindi penso che tu sia d'accordo con me che non è un genere in sé, è un modo proprio di raccontare quello che c'è intorno e di raccontarsi. Probabilmente è il genere più lontano da questa affermazione che stai dicendo, per assurdo. Perché? Perché mentre tutti gli altri generi fotografici, tutti i tipi di reportage, naturalistica, ritratto, still life, tutto dipende dal fotografo. Mi spiego meglio. La street è l'unico genere nel quale il soggetto è generalmente completamente indipendente dal fotografo, cioè non esiste mettere in posa, non esiste nel 99% dei casi che la gente lì intorno sappia che tu sei lì. Di conseguenza è il genere nel quale c'è la maggior distanza tra fotografo e fotografato. Il gioco dello street photographer, dal mio punto di vista, è proprio quello di cogliere quel soggetto in una cosa, in una frazione di secondo che lo rende eccezionale per qualche motivo.
È vero anche però che potremmo trovarci a scattare la stessa persona nello stesso momento, nello stesso luogo e comunque guardarlo in due modi differenti. Quindi Assolutamente, due persone inevitabilmente, vedono due cose diverse. appunto. È proprio quello in realtà che secondo me rende diverso un po' la street photography dal reportage. No, quello che rende diverso la street photography dal reportage è una cosa fondamentale. Il reporter quando esce ha come primo compito quello di mettersi a disposizione del fruitore finale per far percepire una notizia, una storia e una serie di fotografie al Il più fine di possibile vera. raccontare un evento. Lo street photographer potrebbe fare 50 scatti separati concettualmente uno dall'altro e il racconto potrebbe essere percepibile da ogni singolo scatto e potrebbe essere diverso per ogni singolo scatto. Quindi c'è una differenza fondamentale. Chi esce per fare reportage si mette a disposizione del pubblico in termini di racconto. Devo farti capire una cosa che ho visto perché tu non eri presente, io sì, e posso raccontartela. Lo street photographer esce per raccogliere delle frazioni di secondo che potrebbero essere completamente scollegate di foto in foto. Quindi questo li distingue tantissimo ed è per quello che secondo me è un genere la street photography, perché nel reportage c'è questo sorta di vincolo fotografo-fruitore. Nella street il vincolo fotografo-fruitore non è dato dal racconto, ma è dato dalla capacità del fotografo successivamente di mettere insieme una serie di fotografie che possano essere percepite come un filone univoco, ma non ha a che fare col racconto. Quindi sono due approcci completamente diversi. Sì, sulla differenza di approccio sono assolutamente d'accordo con te, perché in realtà io l'ho già detto tante volte, io parto da questo presupposto, cioè che non essendo un reporter non mi interessa raccontare per forza la verità oggettiva, no? Ma piuttosto la mia. Cioè il mio modo di guardare inevitabilmente, secondo me, quello che fa lo street photographer è proprio quello di raccontare una storia dal suo punto di vista, che non è mai oggettiva. Inevitabilmente. Perché non ha, come giustamente dici tu, non ha nessun obbligo verso il fruitore della sua fotografia, se non quella magari di fargli percepire o di suscitargli delle emozioni particolari, che poi, vista la qualità, o meglio, una delle caratteristiche proprie della fotografia, cioè di essere polisemica rispetto al linguaggio, lascia una libera interpretazione. A proposito di questo, visto che ti considero, te l'ho già detto, insomma, un attimino prima quando siamo entrati nell'intervista, che per me sei l'unica che può parlare in Italia a titolo di storytelling. E so che tu hai scritto anche tanto, ne hai parlato anche tanto in tante occasioni. La necessità, insomma, di un progetto fotografico per raccontare una storia. Ma io penso anche che tu, o meglio, te lo chiedo in maniera molto, molto semplice, pensi che si possa raccontare una storia con un singolo scatto? Allora, qualsiasi scatto, che sia la foto dei tuoi piedi, la foto di una pizza o una foto perfetta di street photography, qualsiasi scatto racconta una cosa, perché il racconto non dipende da chi scatta la foto, ma da chi la guarda. Di conseguenza, se uno ha fame, una pizza perpendicolare ripresa da sopra con gli ingredienti giusti ti fa venire la bava alla bocca. Se hai appena mangiato, no. Di conseguenza, la forza del lavoro la fa chi guarda, non chi produce. Quindi ogni foto racconta una storia e io sono pienamente convinta di questo. Attenzione che parlo in generale, non ho detto che ogni foto racconta una storia e quindi è valida in quanto la racconti, perché può essere anche una foto che fotograficamente, cioè quindi a chi se ne intende, può non dire niente, non aver nessun valore funzionale in quel senso, ma può comunque raccontare una storia a chi la guarda. Dipende sempre dal target. 90 minuti di applausi si possono? Si possono fare? Dai,
perché è un po' quello che ti dicevo prima, insomma, tanti quando parlano di storytelling lo confondono un po' con il progetto fotografico, che poi in realtà è qualcosa che va assolutamente, assolutamente oltre. Mi ero preparato in realtà una domanda che non te la faccio più perché mi hai fatto notare nei primi 30 secondi che ci siamo conosciuti quanto io sia ignorante, non sapendo insomma che tu sei uscita con altri due libri, oltre a raccontare per immagini, ero rimasto lì. Quindi evito in questo momento di farti la No, domanda. No, storytelling è quello che stai dicendo tu. Poi è uscita quello prima. Street Photography, poi è uscito Raccontare per immagini con Feltrinelli e poi è uscito Troppa fotografia, poca fotografia. Ah Io parlavo di raccontare per immagini, sì, ecco, quello è il quindi penultimo. sono rimasto lì, ecco, io ancora sono rimasto lì, però ti volevo chiedere in realtà come riesci a coniugare proprio questi due tipi di linguaggio, no? Cioè la scrittura con le parole e quella con la luce. Sono due modi diversi in assoluto di scrivere. Come riesci a coniugarli? Cioè, uno ha dato il limite all'altro, oppure uno ti ha ispirato l'altro, la voglia di voler dare tu una chiave di lettura alle tue fotografie? Ecco, questa è una curiosità mia personale. No, guarda, è nato tutto per caso, nel senso che io ho mantenuto il settore dell'insegnamento e il settore dell'autoriale sempre vivi tutti e due. Io ho studiato in una scuola di fotografia e il terzo anno ero assistente al primo. Di conseguenza, ho iniziato a insegnare a fotografare nello stesso esatto momento. Nel momento in cui ho capito che c'erano delle cose, delle modalità che si ripetevano nelle persone che venivano da me a lettura portfolio, che mi facevano vedere i lavori, che non erano corrette, ho cominciato a tentare di condividere quello che avevo capito io del mondo della fotografia e della pratica fotografica in termini di costruzione di racconto, di costruzione del portfolio. Quindi semplicemente sono due mondi che stanno nello stesso settore, perché io mangio di fotografia da 25 anni. Ma nella mia mente sono completamente separati tra di loro, nel senso che uno mi serve per dare e l'altro mi serve per dare, ma per ricevere riconoscimento a livello autoriale, quindi due cose differenti. Non mi aspetto riconoscimento, ce l'ho avuto e ringrazio sempre tutti quanti, ma non mi aspetto riconoscimento dai libri. Il riconoscimento vero arriva nel momento in cui produci una mostra e qualcuno ride, qualcuno piange e tanti ti fanno domande. Allora lì ho vinto in tutti e due i settori, ma sono distanti per me. Uno è mettermi al servizio per far capire cose pratiche e l'altro è mettermi al servizio per far capire cosa ho visto nel mondo. Posso farti, questa non è una cosa preparata, insomma mi è venuta mo', mi perdonerai se impiccio con le parole, io in realtà nasco balbuziente, è la verità. I difetti ce l'ho tutti, cioè non vedo da un occhio, sono balbuziente, insomma grazie a Dio non mi manca nulla. Però ecco, c'è una cosa che seguendoti insomma da tanto tempo, da sempre, e sempre tra l'altro con un interesse maggiore perché una delle difficoltà, lo diceva Caparezza nel suo secondo album, cioè la difficoltà per un artista è ripetersi proprio la seconda volta, no? Tu in realtà hai questa capacità non soltanto di ripeterti, ma addirittura di superarti volta dopo volta. E questa cosa, Speriamo. no, no, è la verità. Guarda, te lo dico perché ti seguo veramente da tantissimo e sei per me l'autore più importante. Che tra l'altro mi ha insegnato tanto e tutto, penso, sulla street photography. Quindi, infatti, ancora oggi mi sento un po' con te, perché ti sto intervistando io, mi sento un po' un alunno. Però, ecco, c'è una cosa che dall'ultima risposta che hai dato mi è venuta in mente, un po' un flashback. Non so se tu conosci Jacques Seguela. Allora, No. c'è un progetto tuo che hai chiamato Non dito la mia madre. Sì. Ed è un progetto che ho amato.
Io ci ho trovato subito l'assonanza dovuta probabilmente a un flashback di questo libro di Jacques Seguela, dove dice: Non dite a mia madre che faccio il pubblicitario, perché lei sa che sono un pianista in un bordello. E ho associato probabilmente per il titolo che tu hai dato al tuo progetto rispetto al libro di Seguela, perché lui in realtà è stato in assoluto il pubblicitario, l'artista che ha cambiato il modo di fare pubblicità nel XX secolo. E paradossalmente lui è quello che ha inserito nella pubblicità lo storytelling. E però lui in questo libro voleva dire proprio una cosa, cioè lui si sentiva male, perché in realtà lui non era conosciuto come Jacques Seguela, ma veniva riconosciuto come, o meglio, erano più famosi i prodotti che lui pubblicizzava piuttosto di quanto non fosse famoso lui. E questo libro un po' parla un pochettino di questo, un po' del narcisismo suo, eccetera. Ecco, io che ho associato, probabilmente in maniera sbagliata, perché sono partito dai titoli, però quest'ultima risposta che mi hai dato tu mi fa riflettere. E cioè una cosa la fai per gli altri, un'altra la fai anche per te. E sottolineo anche, quindi non solo per te. Quindi un po' questo bisogno di veder riconosciuta la propria persona, la propria intimità, il proprio essere, il proprio modo di No, operare. non quello. Non voglio che si riconosca il mio essere, voglio che si riconosca la mia capacità di condividere le cose del mondo, non me, perché il punto è che se non sei riconosciuto, non sei fotografo, non sei autore. Quindi non è una necessità per dire quanto sono brava, guardate me. Ma è, guarda, ti sto raccontando questa cosa del mondo, la condividi con me? Perché se non la condividi, io continuo ad aver sbagliato il linguaggio con cui ho scelto di raccontare il mondo, perché se non ti è arrivato, non è arrivato, non è arrivato, io ho sbagliato il linguaggio. Ok, abbiamo appena detto che Jacques Seguela era un narcisista e tu in realtà, e ripeto, lo ribadisco perché sei qua in questa pagina che ancora non conta veramente nulla e stai continuando in realtà a fare tutto e a esprimerti, a fotografare principalmente per gli altri. Questa tua voglia di raccontare agli altri non ha niente di individualistico all'interno. E questa cosa non può che Cioè, non so se non è farmi questo, sentire così. perché il riconoscimento è una forma, la necessità di riconoscimento è una forma di narcisismo, di portare su di me l'attenzione, no? Io l'ho visto così il mondo, però se devo scegliere, la mia funzione è il racconto, non il racconto di me. Io sono un po' restia a credere che, allora, quando diventi una persona quando hai approfondito tanto, tante cose in fotografia e hai capito quali sono i modi con cui parlare fotograficamente, diventi bravo anche a plasmarti sulla necessità di chi guarda. Quindi una sorta di attenzione a chi guarda c'è, ma è anche una sorta di furbizia professionale nel capire qual è la cosa che può arrivare. Quindi una sorta di egocentrismo credo che sia normale se scegli di fare questo mestiere qua, il pittore, l'artista, il musicista, cioè la roba è tua, tu la metti in piazza, se nessuno la guarda, tu rimani niente. Se qualcuno la guarda, hai scelto il linguaggio giusto e stai camminando sul sentiero giusto. Perché guarda che la cosa più assurda per me è che tutte le volte che io produco una cosa, adesso sto producendo una mostra per un museo di Brescia, e io sto producendo questa cosa e sono qua che me la canto e me la suono da sola. Nel senso che io faccio, brucio, strappo, rifaccio, ripenso al concetto, compro materiale, martello, mi taglio, smadonno, tutto questo lo sto facendo affinché chi guarda condivida con me sto pezzettino che ho fatto.
Quindi non è che sono così, che questa cosa di cui stai parlando mi scivola completamente addosso perché sono una santa. No, cioè, vorrei essere riconosciuta per tutto l'impegno, l'approfondimento e la necessità di condivisione che ho avuto in vita, ecco. Ma guarda, io capisco benissimo questo e in realtà stai provando tu in tutti i modi a non farti fare i complimenti, perché poi tu parli di condivisione, questa cosa l'ho detta all'inizio, si vede, si respira, lo dimostri, che fai, che sai condividere tutto, però in realtà mi stai dicendo che continui a non voler mettere te al primo posto, il tuo modo, la tua arte al primo posto, però sei un artista, questo è un po' un problema trito e ritrito negli artisti, no? Cioè fare arte solo per se stessi, allora essere assolutamente liberi, oppure farlo per il pubblico, no? È un pochettino essere condizionati. La differenza, io sono partito, sono nato, se vogliamo, da musicista, poi sono diventato anche io scrittore, poi fotografo e tutto il resto, però c'è un po' questa differenza che io ho sempre fatto tra l'essere indie, quindi come indipendente, e mainstream. Una cosa che tanto tempo fa era una distinzione molto più netta, no? Tu comunque, nonostante sia pop, e quando parlo di pop intendo dire nel senso, nell'accezione buona del termine, cioè popular, tu ti preoccupi di arrivare a più gente possibile. Quindi la tua è un'attenzione per chi guarda e per chi ascolta quello che fai. Non è una cosa negativa. Non sei per la massa, sei comunque sei una che si mette in discussione perché vuole saper parlare alla gente. Però c'è questa. Però non sei mainstream, perché comunque sei indipendente, l'hai detto, fai tutto per conto tuo, smadonni. Tagli, riprovi, sbagli, ti incazzi, ricominci. Cioè, questo è assolutamente indie. Cioè, non penso che se fosse arrivato il museo di Brescia o fosse arrivato Tullio e ti avesse detto: senti, ti andrebbe di fare un'intervista con me dove vorrei parlare di storytelling e vorrei che tu dicessi che F4 è la migliore community di questo mondo. Tu mi avresti detto: guarda, Tullio, ma anche no. No. Ecco, è questo. Quindi tu in assoluto resti indie. Quindi resti indipendente, sei assolutamente un autore, un artista che fa le cose con passione. Sì, e cerco anche di stare di fuori dei circoli non fotografici, dei circuiti ben lontana per non avere, per non dover favori, ecco. Brava. E per non essere magari ingabbiata. Perché Esatto. No. me l'hai detto un attimo prima, insomma, che street, un pochettino adesso la stai un po' abbandonando, no? Perché ti sei trovata poi in realtà a fare altro, eccetera, ma anche quello penso che faccia parte del tuo percorso personale, artistico. Io ringrazio il genere perché comunque è stato all'inizio proprio, è stato una delle spinte più grosse a livello fotografico per farmi conoscere un pochino a livello italiano. E quindi ringrazio l'editrice che ha creduto in me e abbiamo pubblicato parecchi libri che sono davvero funzionati e sono stata fortunata. Però adesso è ora di prendere altre strade, altri rischi. E questa è la capacità, la bellezza di un artista, perché poi in realtà non si accontenta mai. Io sono un artista, eh. Come? Non sono un artista. No, Lo te lo dicono dico tutti gli non perché artisti. faccio l'umile anche qua, ma No, lo perché dicono secondo tutti gli me artisti proprio. gli artisti in Italia in questo momento sono 10, non di più. No, ma lo sto dicendo, cioè ho un'idea molto precisa di chi è un artista e io Me non li vuoi sono dire? Me li vuoi dire chi sono un questi artista 10? è una A parte persona io. Scherzo, è una che... No. battuta. Un artista è una persona che capisce come stanno andando le cose della società che lo circonda, previene il pensiero generale e produce delle cose che tendenzialmente possono essere contro o a favore di quella società, ma arrivano prima della massa, in modo che la massa capisca da lui determinate cose di quella società. Quindi io non rientro in questa, è un piano ancora sopra.
Stiamo parlando veramente. A questo punto te la rifaccio la domanda. Vorrei veramente conoscere questi tuoi 10 artisti in Ah no, fotografia. 10, 10. No, no, fotografia manco me. Ah, ok, ecco perché ero questa grande curiosità. No, sono d'accordo con te su gli artisti, poi detto in maniera molto volgare, sono quelli che anticipano le mode, no? I trend, i No, dopo boom, sì. diventa trend quando Dopo l'artista è capace l'ha di fatto già prima. trovare il linguaggio giusto. Oppure Sì, no. diventa trend in un periodo storico completamente diverso per motivi differenti e per spinte differenti, perché spesso il trend è dato dal mercato, non dalla qualità. Sì, assolutamente sono d'accordo. E mi hai tolto questo dubbio. Quindi artisti in fotografia in Italia non ce ne stanno. Ci sono fotografi, cioè fotografo e artista sono due parole diverse, non è che una è disdicevole e l'altra è migliore. È che in Italia abbiamo questa abitudine per cui dobbiamo avere un artista in famiglia. Mio padre era pittore, Lo stavo per sentire. abbiamo vissuto 30 anni della vendita dei suoi quadri. Mio padre era un bravo artigiano, non era un artista. L'artista non è quello che sa applicare la tecnica e la applica bene. L'artista ha delle idee che smontano il mondo. Quindi io non sono un artista, mio padre non lo era, e in Italia ce n'è 10. E possono piacerti o no, ma ti fanno fermare a ragionare. Cioè possono non essere legata a loro perché in termini di linguaggio, di percezione visiva, di estetica, mi condizionano, mi piacciono. Però mi hanno fatto pensare. Brava, no, questa è veramente una perla di saggezza, sono assolutamente d'accordo, io questa cosa l'ho vissuta sempre, ecco, in ambito musicale, quindi capisco esattamente quello che dici e sono assolutamente d'accordo, perché poi può non piacerti una cosa, però se ti dà l'opportunità, ecco, anche soltanto di capire che non ti piace, chiederti lì il perché non ti piace, e anche tanto, il punk è nato per questo, poi se vogliamo, no, perché poi era una sorta di rivoluzione, lo stato del blues ai bei tempi, eccetera, anche se per motivi sociali assolutamente differenti, però è quello. Però vorrei ritornare, io sono un po' provocatore, e sul concetto di narcisismo, perché poi non so se te la faccio adesso subito questa domanda oppure te la faccio dopo. Allora facciamo così, ti faccio prima la domanda e introduco forse l'argomento. Che tipo di futuro prevedi tu, che non ti definisci artista, eccetera, eccetera, anche lì poi ci sarebbe da discutere, però tu che non ti definisci artista, che futuro prevedi per la street photography in quest'era dei social media? Allora, diciamo che il cambio vero non ha. No, allora c'è stato un cambio legato alla produzione per strada, purtroppo per questa diversità con cui la gente oggi percepisce chi ha una macchina per strada. Quindi c'è una rigidità che prima non c'era e che con tutta probabilità andrà crescendo, ma che non riguarda la fotografia fatta in strada. Riguarda il fatto che la gente tra i social, tra che devi inserire il nome dappertutto, tra che ti scansionano quando vai di qua, vai, vai, sei controllato dappertutto. C'è un po' questa sensazione di controllo generale che è arrivata a limiti alti e percepibili anche da chi non si è mai posto domande, e questo oltre a un abuso della fotografia in giro, perché è vero anche quello, ha fatto chiudere le persone. Quindi se vai per strada ti dicono no, a me la foto non la fai, a mio figlio non la fai, ma c'è questa sorta di chiusura malata, completamente inutile, anche perché se le foto le fai col cellulare non ti considera nessuno, puoi scattare dove vuoi, quando vuoi, mutande, nudo, quindi non ha molto senso, non è molto logica. Però prevedo un futuro, cioè tendenzialmente oggi sono d'accordo la produzione di fotografie, se non riguarda un evento che non è successo, a livello concettuale è completamente inutile, nel senso che in internet e in termini di produzione di archivio abbiamo una quantità di fotografie sufficienti per spiegare quello che vogliamo quando vogliamo. Quindi teoricamente potremmo smettere di fotografare.
e ce l'ha anche dimostrato in termini pesanti l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, e intendo l'utilizzo fatto bene, non l'utilizzo fatto a caso, intendo chi sa usarla e sa come farlo. Tant'è che secondo me il futuro è proprio questo, chi vincerà per me, non chi scatta bene, ma chi sa usare i mezzi che gli permettono di ottenere buone foto e funzionali al meglio. Quindi probabilmente anche chi sa usare al meglio l'intelligenza artificiale. Poi il gioco che c'è con la street photography, che dipende dalla tua velocità, dalla tua capacità di percepire luce, frazione di secondo, composizione, momento, così, quello non te lo toglie nessuno. Ma rimane il fatto che la street, anche se per qualcuno è diventata un mestiere, è una bella partita a poker con la strada. Cioè, in sostanza, è probabilmente l'unico genere in cui praticamente sei quasi certo di non mangiare. Nessuno ti compra foto street. Allora, posso essere schietto con te? Tanto, vabbè, mi sono presentato a te in maniera molto diretta, anche impertinente. Ti ricordi il messaggio in cui mi sono presentato? Quindi, partendo dal presupposto che tu qua puoi dire tutte quante le parolacce che vuoi, io ancora non ne ho dette nemmeno una perché tu non l'hai Neanch'io, sdoganata. No, perché non l'hai neanch'io perché non sdoganata? sapevo di poterle dire. No, le puoi dire, quindi adesso le sdoganiamo, da adesso in poi è tutto lecito. Perché ti dico questo? Perché in realtà stai toccando degli argomenti che io sto provando sul canale di trattarli in maniera assolutamente irriverente, proprio come sono io, no? Il primo è proprio quello che quando usciamo per strada a fotografare ci sentiamo sempre un po', circondati dall'attenzione di tutti quanti quelli che abbiamo attorno, no? E quindi questa cosa a tanti provoca paura, imbarazzo e tutto il resto. Quando io, insomma, ho voluto tranquillizzare un po' tutti che fondamentalmente non ci caga nessuno in mezzo alla strada, no? A meno, sempre se noi non siamo le persone impertinenti con la nostra macchina fotografica e se non vogliamo assolutamente offendere nessuno. E vedo anche però che oggi la gente, purtroppo, per tutto quello che si sta continuando a fare questa produzione infinita di fotografie e purtroppo tante offensive, perché poi stare in mezzo alla strada significa anche portare tanto rispetto, poi è un'altra cosa che ti vorrei tanto chiedere. Mi sono trovato la settimana scorsa a Roma, adesso non ricordo esattamente il quartiere perché mi sono trasferito a Roma da poco, da pochissimo in realtà, quindi non conosco ancora bene tutte quante le strade, però è un quartiere molto famoso che è stato riqualificato con dei murales all'interno di questo centro, se vogliamo, popolare, no? E mi sono trovato lì, ovviamente, per l'interesse verso questa street art. E una cosa che ho notato è che tutti quanti questi palazzi, molto, molto caratteristici, così disegnati, tutte le finestre erano chiuse. E ne ho trovato una aperta. Io avevo la macchina fotografica al collo, avevo già un po' capito qual era la situazione, tant'è che mi sono limitato a uno scatto a un ragazzo che ha voluto che gli facessi una fotografia, però ecco, avevo la macchina fotografica in off. Eppure, come sono passato sotto questa finestra, c'era una signora che stava fumando una sigaretta con la mano fuori dalla finestra, appena mi vede e mi vede con la macchina fotografica, ha chiuso la finestra. Però il suo diritto è in casa sua. Assolutamente il suo diritto, ma questo mi ha fatto pensare che stiamo oggettivamente abusando un po' del nostro diritto anche di uscire fuori a fotografare. Nel senso che quello è un quartiere molto famoso, però abbiamo rotto i coglioni in quel quartiere tutti quanti noi street photographer andare lì e prendere la signora che fuma, la signora affacciata al balcone, quella che stende i panni, perché abbiamo una texture che potrebbe sembrare più o meno interessante. Quindi capisco bene quello che dici. Guarda, proprio la settimana scorsa ho fatto un video in cui dicevo che il mondo non ha più bisogno di street photographer. Non ha più bisogno di fotografi, teoricamente. Ma non l'ho teorizzato io, eh. Questa roba qua l'ho letta su un libro di,
di Jean Foucault Berta che si intitola La furia delle immagini e che secondo me quando l'ho letto effettivamente anche alle letture portfolio e quindi di fronte a fotografi che nel 90% sono amatoriali, l'utilizzo dell'archivio è altissimo e archivio intendo non hanno scattato le foto, ne hanno scattate 5 e poi ci hanno costruito intorno un lavoro con materiali differenti. Chiaro, è lontano dalla street, no? Però fa parte della fotografia. A proposito di questo, non era anche questa cosa prevista, però il bello di queste chiacchierate che mi faccio io è che viene tutto quanto molto spontaneo, mi faccio sempre una fila di domande che prima o poi smetterò di fare perché tanto non le seguo mai. Hai parlato di Foncuberta. Tanto il canale è mio, cioè voglio dire, che cosa può succedere? A me sta profondamente sul cazzo, pur riconoscendogli però un'intelligenza. A me è l'autore che mi ispira di più, con cui ho avuto più a che fare, ci ho parlato più di una volta. È molto intelligente Su questo. ed è molto... è un artista. Ecco, è questo che ti volevo dire io. Io non, la mia non era un'offesa. Io No, dico che a me no, ho personalmente mi capito. sta sul cazzo. Però gli riconosco un'intelligenza veramente fuori dal comune, nel senso che lui è uno di quelli che, come dicevi tu prima, adesso forse abbiamo centrato il punto, ha questa capacità, non si fuma in queste cose, anche se una sigaretta elettronica fa male uguale, e niente, è che io ho una voglia di Figo, fumare che però non a hai idea. me discolpa ciò che non c'ha nicotina, ma è mirtillo. Io ho fumato menta ultimamente, ma in realtà non mi piace. Preferisco le Tic Tac e quindi in realtà sto cercando un altro gusto perché ho smesso di fumare e questa cosa mi fa un male Anch'io ho enorme. smesso, ma sono contentissima perché dopo chiudiamo la parentesi fumo, perché sono passata da 20 mg, 10, poi pian piano sono scesa e adesso c'è questo che è mirtillo. E quindi la tua dose di frutta Però il giornaliera. gesto mi è rimasto e questo è pessimo. Diciamo di Foncuberta, questa grande capacità, no? E lui. Quando dico mi sta un po' sul cazzo, perché poi anche sulle ultime uscite, insomma, l'anno scorso, è passato più di un anno, sulla Meyer, eccetera, è uno di quelli che un po' gioca con il pubblico. E questa cosa un po', insomma. No, a testa sul cazzo quando scopri di essere stato preso in giro. È questo che ti dico, lui gioca con la gente. Questo fa di lui una persona estremamente intelligente e da parte mia c'è anche grande invidia. Da questo punto di vista, ed è sempre un'invidia buona, nel senso grande ammirazione, però mi sta sul cazzo perché comunque quando dico che gioca con la gente perché ti fa scoprire che lui, anche se il suo Esatto. messaggio è assolutamente un messaggio che è culturale, perché quando dice quello che possiamo costruire, cioè possiamo costruire veramente le storie dal nulla e voi ci credete. Quindi, paradossalmente, lui è quello che potrebbe farti credere che gli asini volano, ok? Ma E c'era un questa lavoro cosa. Sì, suo in cui lui volava su un delfino. va bene, ha fatto di lavoro della Madonna. E la Meyer è stato l'ultimo che veramente ha preso per il culo il mondo intero per 100 anni. È stato. Però ecco, ti dico che mi sta sul cazzo. Dicendoti questo, ti dico che veramente da parte mia c'è un'ammirazione verso quel tipo di testa che è infinita. Cioè, non volevo parlare di Foncuberta perché è difficile pa parlarne, perché bisognerebbe avere anche un background culturale che io rispetto a lui non ho, no? Quindi lo sto dicendo in maniera molto simpatica, così come abbiamo parlato delle sigarette. Ritornando però a questa non necessità di fotografi e di fotografie. Rimaniamo nell'ambito della street photography. Perché io dico che oggi il male e chi parla di street photography e il male sono i social. Io forse F4 l'ho fatta nascere proprio come una sorta di battaglia all'interno di questo genere fotografico, perché si mette davanti prima l'ego. Ecco perché parlo di narcisismo.
e poi in realtà la vera voglia di fotografare. Guarda, io ho iniziato a fotografare per lo stesso motivo per cui ho preso una chitarra in mano e ancora prima per cui ho preso la penna in mano a scrivere. Io, come ti ho detto, ormai lo sanno tutti quelli che mi conoscono, e in realtà sanno veramente quando io sono particolarmente, quando non riesco a controllarmi, io sono balbuziente, nasco balbuziente. E morirò così, cioè, nel senso che io realmente balbetto e anche tanto. Ho preso la penna in mano perché mia mamma, in un momento in cui, sai, parliamo comunque degli anni 70, avere il figlio che ha qualche difficoltà, veniva ancora in un piccolo paese della Calabria, veniva quasi considerato un handicap. Difficilmente negli anni 70 i genitori dicevano che il figlio aveva dei problemi. Lo dimostra il fatto che, per esempio, mio fratello era mancino, cioè nasce mancino. A mio fratello, che è ancora più vecchio di me, gli è stata legata la mano sinistra e questo che ti voglio dire, quello è la cultura degli anni 70, fine anni 60, primi anni 70 in Calabria. Perché sono piccoli paesi, no? Quindi non era il problema dei genitori, perché anzi devo dire la verità, i miei genitori hanno fatto sempre di tutto perché noi potessimo diventare molto migliori di loro, hanno speso una vita per questo. Però l'ambiente, quindi il paese, il piccolo paese, in assoluto era condizionante, no? E quindi questo faceva sì che io balbettavo, non riuscivo a dire nemmeno mamma, non riuscivo a chiamare mia sorella, che si chiama Clara, e io la chiamavo Cacà perché non riuscivo proprio a pronunciarla. Alla mia madre, per non farmi sentire in imbarazzo e per evitare che questo per me potesse diventare un handicap crescendo, mi diede una penna in mano e mi disse sempre scrivi, continua sempre a scrivere. Quindi io in realtà nasco così. Ecco, però io alla fotografia mi ci sono avvicinato per lo stesso motivo, cioè la necessità di dire qualcosa. E per me oggi la fotografia rimane ancora questo, questa voglia assoluta di voler comunicare. E non per forza deve diventare il romanzo del secolo, da musicista alla hit parade o da fotografo la foto in mostra. No, però comunque la volontà e la necessità, utilizzo sempre una poesia di Bukowski, che proprio ti esplode da dentro per voler dire qualcosa. E quindi per me la street photography comunque è importante per questo motivo. Però oggi quando poi parlo di ghetto e dico che si sta sporcando, è perché oggi la maggior parte di chi fotografa e di chi si avvicina alla street non lo fa per un bisogno di comunicare o di esprimersi, ma per una necessità di mettersi un po' in mostra. E questo è un po' il brutto. Ma in che termini intendi mettersi in mostra? Non ho capito. Parliamo prima di tutto dei like. Del Ma in prendere, realtà anche lo considero quello. però purtroppo oggi quello è diventato Ma per chi? Per gli ignoranti? Ma va, non è vero, nel mondo della fotografia. dillo per gli ignoranti, per i caproni, Ah, vai, dillo, dillo, perfetto, vai, dillo. dai. È la verità, Ma no, però è così. ragazzi, il fotografo non si fa né su Facebook né su Instagram. Faccio un esempio che spero rimanga in mente a te e a chi guarderà. Allora, 5-6 anni fa avevo scritto un articolo per il blog che parlava degli autori, dei fotografi, autori più seguiti su Instagram. E per autore intendevo, non Focuberta, scusa, non c'era dentro Kudelka, cioè gente di questo calibro qua. E mi scrive sto ragazzino e mi dice: guarda che manco io nell'elenco dei fotografi, perché io ho tipo 60.000 follower. E io gli ho guardato, gli ho risposto: ma di cosa stai parlando? E fa: no, vedi questo articolo qua. E allora, senza farne uno né due, gli ho scritto: ma tu sai chi è Kudelka? Adesso non mi ricordo chi avevo usato di quel. E lui fa: no, ma ho più seguaci di lui. E gli ho detto: vedi, non potrai mai rientrare in quel gruppo, perché non conosci niente, non conosci la storia e mi stai chiedendo di essere inserito
in un gruppo di autori storici che hanno fatto la storia della fotografia, di cui evidentemente sai poco. E lui insisteva, cioè lui voleva a tutti i costi che io lo inserissi per la quantità di seguaci e per la quantità di like. Ragazzi, un fotografo non si vede, prima di tutto la percezione che sia sui social, molto spesso, e sono pochi i profili curati, specialmente su Instagram, è legata al singolo scatto. Quindi lo scatto prima può ricevere 400 mi piace, lo scatto dopo dello stesso progetto ne riceve 20 e tu non capisci bene le motivazioni che possono essere anche legate al fatto che hai sbagliato l'orario in cui hai pubblicato, per dirti. Di conseguenza già non ha senso. In più, la percezione che hanno gli altri, essendo le foto al massimo 9 o 10, non mi ricordo più, sarà sempre frammentata e si baserà sempre sulla qualità del primo scatto esposto, perché già al quinto si sono dimenticati il primo. Di conseguenza, quelli vengono considerati come delle vetrine che potenzialmente possono darti una mano a livello serio, però. Uscite da internet, andate a fare le letture portfolio, andate a far vedere il vostro lavoro a un editore, chiedetegli se è disposto a investire 3.000 euro su di voi. Andate a tentare di fare, partecipate ai premi, quelli seri. Uscite da lì. Quelli sono i termini di paragone reali della fotografia reale. Finché si rimane si aspettano i like, si comprano i like, si fa lo scatto della Madonna, perché lo scatto della Madonna lo fanno tutti, ragazzi. Cioè, qua Prima o non poi esiste. sì. Ma certo, poi tu nella tua vita puoi anche fare cinque scatti che sono meglio di Bresson perché è un autore che conoscete, sono meglio di Bresson, ma tu non sei Bresson e non lo sarai mai. Hai fatto Conosco cinque anche scatti. Kudelka. Beh, sì, va bene, quello che è, sta cercando di citare i Scherzando. nomi che ci capiamo almeno. E quindi dico questo, capito? Quindi non puoi fare affidamento sui social, ma trovo questo discorso che stai facendo già un po' passato comunque, perché secondo me c'è una consapevolezza maggiore negli ultimi 3-4 anni di questa cosa qua. Almeno io ho combattuto tanto. Sono uscita sulla mia pagina di Instagram della scuola, Musa è Munari Sara, poi suonava bene e quindi è rimasto Musa. E sulla mia pagina di scuola sono uscita con una trentina, 35, ne sto aggiungendo una a settimana, che l'ho chiamata Le donne sagge. E sono delle donne con un cartello in mano, con sopra una scritta, no? Che riprende un po' quella modalità di quel ragazzo che poi è diventato famoso. E parlo di fotografia. E una delle donne dice proprio, ho tanti like, sono un bravo fotografo. Nel senso che è una stronzata, cioè, non, hai tanti like, le tue foto piacciono. E vi rispondo con un'altra cosa che spero anche questa vi rimanga in mente, che c'è una mia alunna che ha aperto una pagina e nella sua pagina lei si occupa solo di cani, di quelli piccoli col cane schiacciato, non Merlino, Carlino. Di Carlino. Ecco, lei ha la pagina che ha 90.000 follower. Perché? Fa le foto ai Carlini, questi cacchio di cani, che piacciono tanto. Quindi sta esponendo foto, quindi è più brava di me o di te fotograficamente. Come fai a giudicare dei social che sono improntati su cose differenti concettualmente? Apri il sito, mettici dentro le 50 foto che hai trattato con un tema unico, un linguaggio unico, con un portfolio che sia fluido, percepibile, comprensibile, con un testo di spiegazione. Allora lì vedo un fotografo. Tutto il resto per me è vetrina, è gioco, è la pubblicità di 2 secondi. Io sono d'accordo assolutamente con te, per questo ti chiedevo questa cosa, no? Perché poi oggi, ma questo è un po' un problema della società, no? Oggi i social sono diventati il curriculum di tanti, soprattutto Insomma. parlando di street photography. Allora, io ho 10.000 follower, tu ne hai soltanto 5.000, allora cosa vuoi? Ma io ti ho fatto questa domanda perché io mi sono sentito dire no a un'intervista perché sono uno che ha pochi follower, chiamiamoli così, no? Poi, e io sono di quelli che voglio dire, me ne frega Sono poco. tutte, ma non lo so, non lo so cos'è questa modalità. Detto questo, ci sono addirittura galleristi e curatori che cercano su Instagram, ma state tranquilli che una volta che sono andati su Instagram vanno a cercare il sito, vanno a vedere che mostra hai fatto, qual è il tuo curriculum. Questi sono giochi. La fotografia è fuori dal PC per ora.
se non l'utilizzo tecnico che invece è nel PC, a partire dal ritocco fino all'intelligenza artificiale. Ma se non hai niente da dire, lo scopri fuori. Io sono assolutamente d'accordo, non mi ricordo chi diceva che quando non hai niente da dire apri il diaframma, però al di là di questo, questo argomento, insomma, te l'ho chiesto, ho fatto questa domanda, perché in realtà oggi, quando si parla, ecco, di street photography, questi che la pubblicizzano, la promuovono, definendosi e vendendo anche, insomma, Ma chi sono corsi, eccetera, queste eccetera. fotografe di cui parli? Perché io non ne conosco. Chi sono? No, no, questa non è una cosa, non lo dico per fare polemica, lo dico soltanto perché in realtà insegnano anche a come promuoversi sui social. Ma se non hai niente da dire, vien fuori. E se non vien fuori, non è colpa di chi ti mette il like, è colpa di chi giudica a livello serio. Quindi è colpa dei critici, dei curatori, di chi si abbassa alle logiche di mercato, ma non c'entra niente. Cioè, certo è che non c'entrano i like, questo lo so per certo. No, ma sono d'accordo che non c'entrano i like, però ci sono e questa cosa autorizza un po' tanti a sentirsi migliori di altri, no? Quindi per non mettersi poi in discussione e confrontarsi poi con quella che è la realtà, È la tua peccato che non dicendo li fuori. incrocio. Io Peccato che avevo non li piacere incrocio che di tu più. li. A me non me lo vengono a dire, però. Di avere di nomi da farti, voglia. Eppure a me nessuno viene a dire cose del genere. Io non ho tanti seguaci, no, non mi ricordo più neanche quante sono, 7.000, 8.000, pochi. Ma nessuno viene a dirmi scatto meglio di te o faccio meglio di te, ma sulla base di che cosa? Un'altra cosa che ti voglio dire, ecco, io ti ho invitato qui come F4, no? Ed F4 è una community che, come ti dicevo, creata per dare voce a più street photographer possibili, in un momento in cui la fotografia rimane purtroppo all'interno del computer. Nel senso che oggi non si stampa o difficilmente, in pochi, ecco, sono quelli che poi stampano le proprie foto o ne fanno qualcosa in più. E quindi io personalmente mi sono permesso anche, ecco, di fondare una piccola rivista, una fanzine, no? Fatta di, poi tra l'altro ti invierò, almeno in formato digitale, quello che ho fatto, perché mi farebbe molto piacere anche un tuo feedback, perché poi all'interno ho iniziato scrivendo io e adesso ho allargato anche la possibilità di inserire da parte di chi vuole all'interno della community ciò che pensa. Un consiglio che mi piacerebbe che tu dessi a tutti quanti i membri della community F4. Si è addormentato. Io no. No, ti sto chiedendo un Ah, un consiglio. consiglio a caso. Sì, Pensavo un che mi consiglio a caso. continuasse la No, frase. no, no. No, un consiglio e non ti voglio influenzare, nel senso, Un che cos'è? consiglio. Sì. Studiate, approfondite. Non esiste, non è il periodo storico dei geni incompresi che vengono fuori con le cose. Non è questo qui il periodo storico. Oggi devi conoscere e per venire fuori con un progetto devi aver approfondito il triplo del resto della comunità dei fotografi. Non c'è nessun altro trucco. Studiare, approfondire. Poi per la street, scattare, 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 perché di foto buone in totale ne farete 10 in vita. E ditelo pure a quelli che hanno tanti like. Che poi i like li dai anche per simpatia. Secondo voi io ho 200 mi piace ogni volta che dico qualcosa perché è bello lo scatto? No? Lo so anch'io, mi frega. A qualcuno sono simpatica, alcuni sono parenti, alcuni sono amici, alcuni guardano e non mi danno il like perché non gli sto sul cavolo. È così. Cioè, questo è, dovete studiare, approfondire e capire cosa non va. Dovete confrontarvi non tra di voi, ma col mondo esterno. Partecipate alle letture portfolio, partecipate a premi, confrontatevi col resto. C'è tutto un mondo fuori vero sulla fotografia.
anche se la street è comunque un genere che non sia a livello alto, ce ne sono tanti e sono bravi, ma non è così diffuso. È un bel genere, è un bel gioco. Ma tu sai che in realtà stai dicendo delle cose che sono di una crudeltà infinita, ma ti ringrazio per farlo, perché quando tutte le volte che le dico io, ovviamente cioè, tu chi cazzo sei? Detto da Sara Munari, a me personalmente mi riempiono di orgoglio e di voglia di continuare a studiare, no? Perché è un'altra cosa che io dico sempre. Però ecco, detto da te hanno un altro valore, ecco perché ti ho chiesto di dare un consiglio senza che io ti chiedessi nulla, perché è fondamentale, perché oggi purtroppo si Siamo fermano nel prima. periodo storico della velocità e quindi vuol dire che tutti sottostiamo questo tipo di velocità. Tutti quelli che hanno voglia di fermarsi, studiare, approfondire relativamente a un certo tema piuttosto che un altro, hanno sicuramente più opportunità di venire fuori, perché in mezzo a sto vortice sono pochi quelli che si fermano e vanno a fondo, stanno tutti andando in avanti. Ok. E quanto è un'altra cosa che non lo so, sarà perché sono forse bacato io, però io parto sempre da un'idea, no? E cioè che la nostra cultura, molto della nostra cultura è basata proprio sulle immagini. Cioè, nel senso, noi impariamo per immagini. Quanto anche le immagini che noi vediamo quotidianamente online, dalle semplici reclame a quelle di National Geographic e tutto il resto, possono influenzare il nostro occhio fotografico. Tantissimo, nel senso che, guarda, ti dico un'altra cosa. Se guardo, adesso non so in quanti siate, non so bene quale sia il livello, ma quando guardo le foto delle persone, hanno un linguaggio che è simile al linguaggio dei 20 anni precedenti. Cioè, quel linguaggio è di 20 anni prima, di 30 anni prima. Perché? Perché ci vuole tutto questo tempo, la crescita, affinché una persona immagazzini le foto e semplicemente le riproduca. Perché quello che tentiamo di fare regolarmente, non è produrre perché ci cade dal cielo l'idea, ma è riprodurre sulla base di quello che conosciamo. Quindi questo è, più sapete, più avete visto, più avete immagazzinato e compreso e più avete l'opportunità di parlare correttamente con le vostre fotografie successivamente. Ti posso fare un altro paio di domande oppure approfitto troppo? No, no, fai pure. Guarda, Sara, che ore tu sono? Alle 4:30 sono. devo andare via. Ok, dai, abbiamo qualche altro minuto. Visto che hai detto che in realtà la street photography insomma, ti ha aperto grandi opportunità, no? Però la street è comunque una cosa per te molto importante, no? Che tipo di approccio utilizzi quando esci a fare street? E se ancora esci a fare street? Non esco più Perché. da qualche anno, difatti non riesco neanche più a pubblicare. Difatti su Instagram non metto più niente, metto una foto ogni 3 mesi perché non le scatto. Detto questo, quando uscivo era davvero, io mi ricordo perfettamente l'entusiasmo delle prime volte, ma uscivo con la. C'erano ancora i rullini, e non potevo permettermi più di un rullino alla settimana perché non avevo soldi e quindi. Ma io mi ricordo la voglia cioè la ricerca, la voglia, la smania di scoprire se quel giorno sarebbe successo qualcosa. Capito? E non ce l'hai più quella roba lì. Adesso sai quando sta più o meno per succedere qualcosa. E invece allora era proprio la smania di vivere la strada nel desiderio che prima o poi ci comparisse l'immagine che valesse la pena di raccogliere. E quindi questo mi ricordo bene.
poi la stretta mi è servita per viaggiare, tanto mi è servita per viaggiare, perché i due progetti più grossi che ho fatto si intitolano Bilibi Bobi Bu, Est Est e Est West. Che è Be the Be Body, Be Boom, essere il corpo di un'app, essere boom, e ho fatto sia a est del mondo che a ovest. E cosa è successo? Che dato che sono comunque 13 stati al mio est e 13 stati al mio ovest, ho dovuto girarli. Di conseguenza, in quei 10 anni ho davvero viaggiato tanto ed è stato questa, cioè, la spinta alla ricerca. Mi è piaciuta molto la street, ma ti dirò di più: se dovessi uscire adesso, non è che mi sia arrugginita o mi sia, è che proprio non, cioè, le vedo in continuazione le foto che potrei scattare, però non, sto facendo altre cose, la mia testa è piena davvero di altre cose e non è più basata sulla velocità, la ricerca dell'attimo, ma è la ricerca del concetto. Quindi mi sono proprio fermata io. E ho bisogno di approfondire. Allora ti faccio l'ultima domanda, così poi ti lascio il tempo per prepararti e continuare a fare le tue cose. Hai avuto un fallimento, e se sì, quale, che ti ha fatto capire in realtà dove dovevi andare di nuovo? Quello che ti ha fatto crescere di più? Quello che mi fa crescere di più è la consapevolezza che continuamente, questo non riguarda un periodo vecchio o nuovo, è continuamente questo, è che io, per come sono fatta, avrei voglia, sono un po' insicura e quindi avrei voglia di percepire davvero, non che me lo dicano, ma di percepire davvero che è servito a qualcosa tutto il mazzo che mi sono fatta. Quindi il fallimento continuo è la ricerca di un'approvazione che non può arrivare perché non ha senso che arrivi, che queste cose arrivano quando c'hai 80 anni, 70. Prima non puoi ancora capirle perché tu cammini e quindi che, dato che cammini, continui, fatichi, lavori, la testa va, il corpo va, non lo sai, non lo sai fino a che non lo smetti. E quindi questa cosa non arriverà mai ed è il fallimento personale che mi spinge a dare sempre il 100% o quanto posso, ecco. Perché so che non arriva, non arriva. E quindi morirò inconsapevole. Vabbè, come tutti quanti i grandi artisti. E vabbè. E va, ancora. Non Ok. sono un artista. Sara, io ti ringrazio veramente Grazie tanto. Mi ha dato belle sberle che in assoluto ti dirò mi serviranno come tanto, perché mi fa piacere, insomma, anche questo per me, anzi, sono cresciuto alla vecchia maniera in cui le sberle servono di più dei complimenti, quindi assolutamente grazie. Spero di incontrarti ancora e in assoluto. a te. Ma dove sei tu? C'è la community, è online. E La viene da community Roma. online, però sto a Roma, ecco. A Roma, già l'hai detto prima. Sì, A Roma. a Roma. Quindi spero, insomma, di rincontrarti, poi mi conservo la possibilità, ecco, di invitarti in qualche altra circostanza, magari anche quando avremo qualcosa di diverso, se tu ci fossi, eccetera, perché mi farebbe veramente molto piacere, perché continuo a dire che sei un esempio Grazie, però dal vivo, eh. Eh sì, spero dal vivo. Io sto cercando di organizzare qualcosa qua, qualcosina l'abbiamo fatta già a giugno, ma adesso vorrei fare di qualcosa di più importante, c'è un'idea in testa. Spero, insomma, di riuscire anche a parlarne con te. Nel frattempo salutiamo tutti quanti, grazie. Grazie per avermi ascoltata e grazie a te per avermi invitata. E ovviamente invito a tutti quanti ad iscriversi al canale, perché, insomma, Invito tutti quanti ad iscriversi al canale, non sono proprio fatta per la pubblicità comunque. la spontaneità è donna, ecco. Ciao, ciao a tutti. Ciao, Ciao. grazie.